1901, diede gloria a Thomas Mann, allora 26enne, e fu il maggior titolo per il premio Nobel conferitogli nel 1929. I Buddenbrock sono una famiglia tedesca, più precisamente una famiglia di una città marinara e mercantile affacciata sul mare del Nord. Priva di un'aristocrazia feudale e guerriera, la città conta le sue famiglie rappresentative tra le dinastie di mercanti legate ai commerci marittimi con le altre città germaniche o straniere. Tra queste famiglie, i Buddenbrock, che già nel 1700 hanno conseguito una notevole ricchezza e prestigio col commercio delle granaglie trasportate da navi di proprietà della ditta stessa. Le fortune del casato si devono soprattutto a Johann Buddenbrock, un uomo intraprendente e sereno, il primo dei Buddenbrock che il romanzo ci faccia conoscere. Dei suoi figli, mentre uno, Gotthold, conclude un matrimonio ritenuto sconveniente e si distacca dalla famiglia, l'altro, il console Johann, chiamato Jean, continua a portare avanti le tradizioni familiari, ispirandosi ad un senso patriarcale, di severa religiosità e trattando gli affari con estremo realismo commerciale. Jean ha una buona compagna in Elisabeth, la consolessa, nata da una famiglia più raffinata, i Kröger. Il console e la consolessa hanno 4 figli, dei quali seguiremo le sorti in modo particolare. Tom, il primogenito, al quale, morto il padre, tocca dirigere l'azienda. Christian, più incline al divertimento e alla vita di bohème. Tony, una ragazza ingenua ed espansiva, che non tarda a sentirsi la custode delle tradizioni domestiche. E Clara, anima schiva e solitaria. Questi i figli del console, la terza generazione dei Buddenbrock. Tom, che sposerà Gerda, un'aristocratica figura di artista, ha da lei un figlio, Johann, chiamato Hanno, che rappresenta la 4ª generazione. E con tutti loro, custode dell'integrità domestica, c'è la governante Ida. Il romanzo di Thomas Mann inizia nel 1835, data dell'inaugurazione della nuova casa dei Buddenbrock, e giunge fino agli ultimi anni dell'Ottocento. La riduzione televisiva, invece, comincia a storia già inoltrata, cioè nel 1871, quando muore la consolessa Elizabeth ed i figli si radunano intorno a lei. La narrazione degli eventi, perciò, segue il ritmo dei ricordi di Tony quando, nella grande casa ormai vuota, sfogliando il libro di famiglia, vede riaffiorare alla propria memoria i momenti essenziali della storia dei Buddenbrock.
dopo la liberazione dal carcere terreno, umilmente raccomandiamo l'anima di questa tua serva alla tua divina misericordia. Lavala, te ne preghiamo, nel sangue dell'agnello immacolato che morì per cancellare i peccati del mondo. Così che di qualsiasi sozzura possa essersi macchiata in questo misero mondo, ora possa presentarsi purificata al tuo cospetto. E a noi, che ancora siamo pellegrini in questo mondo, insegna a vedere quanto incerta e fragile sia la nostra condizione e a coltivare nei nostri cuori quella celestiale saggezza che, mediante i meriti di Gesù Cristo, tuo unico Figlio e nostro Signore, ci condurrà infine alla vita eterna. Amen. Amen. Vogliamo? Volevo dire se... Fa freddo qua dentro. Potevi almeno procurarti dei bottoni neri. Mi è mancato il tempo. E poi io non bado all'esteriorità. È un pezzo che lo sappiamo. C'era proprio bisogno di dirglielo. Come sta Gerda? Bene. Il mio piccolo Han. Nella colonna di destra ho indicato gli oggetti di casa che vale la pena dividerci, nell'altra la spartizione come la propongo io. Per me, Gerda, avrei preso i candelabri, forse siamo gli unici che possiamo adoperarli. E a me? A me biancheria da tavola, niente. E i servizi di piatti? Tu e Tony vi siete spartito tutto fra di voi. Si capisce. Noi abbiamo famiglia e ci possono servire. E io allora? Vi prego di non dimenticarmi. Ma tu sei scapolo, cosa te ne faresti? Ma ne ho diritto anch'io! Non fosse che per il ricordo della mamma. Senti, Christian, qui nessuno vuol farti torto. Se avrai meno oggetti,
Verrai risarcito in altro modo. Io non voglio denaro. Io voglio la biancheria e voglio le stoviglie. Ma perché, Christian? Perché? Ho intenzione di sposarmi. Sì, le mie idee non sono cambiate. Non è possibile. Hai aspettato che morisse la mamma. Certo, ho avuto questo riguardo. Non credere di essere il solo ad avere tatto e discrezione a questo mondo. Non so con che diritto tu mi dica queste cose. D'altronde non posso non ammirare la durata del tuo riguardo. La mamma è appena spirata e tu già proclami la tua disobbedienza verso di lei. Quello che conta è che la mamma ormai non può più agitarsi per la mia decisione. Non può farlo né oggi né fra un anno. Ma Dio buono, Thomas! Non è detto che la mamma avesse sempre ragione. Era vecchia e vedeva le cose a modo suo. Ti faccio notare che il suo modo di vedere le cose coincideva e coincide perfettamente col mio. Di questo non posso tenerne conto. Mi spiace. Dovrai tenerne conto per forza, mio caro. No, non posso, ti dico. Ma insomma, so proprio io quello che devo fare. Sono un uomo adulto ormai. Adulto soltanto d'aspetto. Ma invece sì, lo sono. Prima di tutto io mi comporto da uomo d'onore. Tu non sai come stanno esattamente le cose, ma io ho degli obblighi, sai. L'ultima bambina, la piccola Gisela. Non so chi sia la piccola Gisela e non voglio sentirne parlare. Io sono convinto che ti stanno ingannando. In ogni modo, tu non hai verso quella donna che gli obblighi legali e puoi, se vuoi, continuare a soddisfarti. No, tu ti sbagli, Thomas, ti sbagli sul suo conto. Aline, silenzio! Tom, Christian! Tu sei talmente privo di pudore ad avere il coraggio. Ma no, ma che cosa dico? Non ti costa nessuno sforzo pronunciare il suo nome in questa casa. E in questo momento, la tua mancanza di tatto. Io non capisco perché non dovrei pronunciare il nome di Aline. Io lo pronuncio quanto mi pare. E voglio sposarla. E tu non hai nessun diritto di intrometterti. Sono libero io. E sono padrone delle mie azioni. Tu sei un pazzo. Quando apriremo il testamento vedrai quanto sei padrone di te stesso. Si è già provveduto. Tu non potrai sperperare l'eredità della mamma come hai già sperperato 30.000 marchi. L'amministrerò io. Il tuo patrimonio e farò in modo che tu abbia in mano soltanto il mensile. Te lo giuro. Tu, Tom, sei di certo che abbia indotto la mamma a prendere questa precauzione. Quello che mi stupisce è che la mamma non abbia dato questa incarica a qualcun altro. Sì, a qualcuno che mi sia più vicino. A qualcuno che mi sia più fratello di te. Oh, Christian, la mamma è di là. Per quanto posso ricordare, tu mi hai sempre trattato con tale freddezza che a stare con te mi sentivo gelare. Tu mi respingi ogni volta che mi guardi. E d'altronde, non mi guardi quasi mai. Ma che cosa ti dà questo diritto? Sei un uomo anche tu avrai le tue debolezze. Per i nostri genitori tu sei sempre stato il figlio migliore. Ma allora avresti dovuto ereditare anche un poco del loro sentimento religioso. Tu non hai carità cristiana, Tom. Non sei venuto a trovarmi neanche una volta quando eri in ospedale ad Amburgo con i reumatismi articolari. Devo occuparmi di cose più serie delle tue malattie, io. E del resto, anche la mia salute.